peraltro già assolutamente d'accordo, Gian ha sottolineato come sia un errore di fondo definire prima araba, con situazioni assolutamente diverse. Io conosco meno l'Egitto, conosco molto bene la Tunisia, addirittura meglio della Libia, per cui sono situazioni assolutamente diverse, per cui già accomunare tutto sotto un'etichetta è già un grave errore. Io sono purtroppo, voglio dire, per il dibattito, forse perché abbiamo vissuto nello stesso periodo la relazione con Gianni, sono assolutamente d'accordo su tutto. A proposito della confusione del CNT, io ambasciatore, scriviamo che cos'è il CNT, CNT sarebbe il consiglio provvisorio, cioè quindi quello che quelli che sono superiorati, un piccolo parlamento, esatto, invece il governo provvisorio no, c'è un altro io ricordo perché stavo lì quei giorni, i primi di marzo, e ci hanno convocato a conferenza stampa per presentarlo questo governo provvisorio almeno 12 volte e ogni volta sì c'è, però allora mi dicono che sono, i nomi non si sanno, cioè tutt'oggi un anno dopo ancora più o meno le situazioni identiche, è l'unico nome che veniva fuori, poi perché comunque doveva rappresentare un'alternativa era al Jalil, che era l'ex ministro della giustizia, tra l'altro di Gheddafi, quindi non è uno sconosciuto, uno che aveva partecipato attivamente, il ministro della giustizia, ripeto, al regime di Gheddafi. Tutto questo lo sappiamo tutti, non posso che ripetere. Io con molta simpatia lo ripeto, ma è inimmaginabile pensare che loro potessero vincere una guerra contro voi, quella che una forza militare che è addirittura superiore a quello che ci si aspettava. Ci sono state 6.000 azioni, missioni aerei della NATO, 6.000 raid degli aerei NATO. Io, molti non lo sottolineano, per me è molto importante invece proprio l'inserimento dell'emiro del Qatar. C'è qualcosa, come dire, che non funziona, perché la presenza del Qatar sta anche in Siria, per esempio adesso. C'è un grande disegno, evidentemente qualche progetto che al di là degli europei, dei francesi lo sappiamo, gli europei diciamo che sono ascoltati, c'è questa presenza del Qatar Catara è molto pesante, per pensa Al Jazeera quasi come dire, provoca addirittura le guerre civili e poi partecipa attivamente, cioè c'è una presenza militare sul territorio, non è soltanto come dire i francesi erano mesi che stavano a Benghazi ma nascosti come dire, i servizi segreti, questo è quello che succede, insomma i servizi sono sempre presenti nei teatri di guerra, no, loro in prima, con i soldati in prima persona, insomma, per cui questo è sicuramente inquietante. Io dico una cosa, che Gheddafi nel bene e nel male, soprattutto nel male, è riuscito comunque a far diventare la Libia uno stato sovrano, uscendo dalle colonie, dalla colonizzazione italiana, americana, eccetera. Io non so fino a che punto, lo dico con grande affetto, l'amore che ho per la Libia, a questo punto si è un po' tornati, cioè non dico una colonia, ma che debba dipendere il futuro della Libia da elementi esterni, sia europei, ripeto, sia magari arabi, in senso lato. C'è qualcosa che, ne parlavamo prima, ci sfugge tutto sommato, cioè i sauditi contro il Qatar, c'è qualcosa che è il predominio dell'area, insomma, ed è, non si può rispondere alla domanda oggi che succede. L'unica notizia vera, certa, accertata è che non c'è più quella Libia, la vecchia Libia, quindi c'è un regime dopo 42 anni, è crollato, non c'è più quella, è una notizia certa, ma la nuova Libia ancora deve nascere, non è che sta nascendo, ancora, secondo me, ancora deve nascere, deve essere questo purtroppo, quindi è una risposta che ognuno di noi potrà dare tra molto tempo, insomma, non adesso. Ambasciatore, mi sono appuntato due dati, no? Per far capire un po' quanto costa al nostro paese questa primavera araba. Nel 2011 leggo che sono andati in fumo almeno 4-5 miliardi di export. Ieri eravamo noi gli interlocutori privilegiati, non solo perché c'era Silvio Berlusconi. Oggi vedo che avanzano la Francia, la Germania, l'Inghilterra, anche la Turchia e il Brasile.
dai primi 9 mesi del 2010, dallo stesso periodo del 2011, le esportazioni sono passate da 1.800.000.000 a 427.000.000. Allora, una cosa che credo che interessa a tutti: qual è il ruolo dell'Italia oggi in Libia? Quali sono i rapporti anche commerciali tra Italia e Libia? Qual è la situazione anche del petrolio? Io vorrei fare nota al giornalista, non la persona per poter parlare in modo più chiaro, però concordo su quello che avete detto, che analisi che avete fatto. Però posso dire sì, la Libia, poi per rispondere a lei, di quelle della volta non c'è più, e della Libia nuova ancora dire nasce. E secondo me il 23 di giugno sarà il primo passo. Dobbiamo essere noi bravi a scegliere le persone che ci rappresentano. Il 23 giugno dovrebbe essere l'elezione, la prima volta, l'elezione dopo, l'ultima volta è stata 48, dopo 48. Posso fare questo? Sì, prego. Ricordo che chiesto anche tardi, ma c'è libertà e Libia, sapete cosa rispondo? E sì, c'è bisogno di votare. Il popolo è sovrano, mi raccomando, che c'è bisogno di votare. Potrebbe votare. Il voto dovrebbe essere scelto dall'Assemblea nazionale, che dovrebbe poi scegliere una commissione costituente, perché noi dal 69 non abbiamo più la Costituzione. Bisogna dare la base, insomma, di questa nuova Costituzione, che poi ci sarà il referendum per essere approvato. Accenditi il Consiglio nazionale transitorio. Voi come giornalisti sapete come è stato scelto all'ultimo momento, che è arrivato in casa. Si dà lei o Alex o non è Alex, si dà un po' di soldi, eccetera, ma è un momento che noi dobbiamo essere tutti uniti. Jalil, perché è stato Jalil? Perché lui, l'unico ministro che è il congresso popolare generale del popolo, l'ultima seduta, ha presentato le sue dimissioni, ha detto io non ci sto con questa politica, con questo governo. La prima volta che succedeva. Allora da lì è nata un po' di popolarità. Non è diventato il leader, però almeno qualcuno che ha parlato tutti intorno a lui, diciamo, per questa fase. Poi da discutere se vuole l'altezza, non è l'altezza, questo è un altro argomento. Però è legittimo che è così. Però non ha potere, che ha un altro rivoltoso. Lo stesso governo transitorio ha legittimità, però non ha i mezzi, perché i rivoltosi possono andare come ha la sua sede, o addirittura possono anche restare. Tornando al discorso di prima dell'Italia e rapporto, io l'unica cosa veramente che mi dà fastidio quando si parla del ruolo prossimo, futuro della Francia, per me un sentimento, un rapporto naturale fra le Libie e l'Italia sarà sempre, a prescindere da chi viene governato, dai Gheddafi, dalla democrazia, cioè, perché c'è un sentimento profondo fra i nostri due paesi, non solo, ma anche per l'atteggiamento che è stato fatto. Perché se voi ricordavate che il governo italiano non aveva partecipato al no-fly zone, ecco, lì poteva cambiare tutto, perché poi alla fine, voi lo sapete, sono soltanto con l'intervento del Presidente della Repubblica che ha convinto un po' tutto il paese, insomma tutto il governo, a partecipare a questo. Se mancava forse questo atteggiamento, lì sarebbe stato cambiato. Però il rapporto tra le due Italia per me è un cambiamento, non perché c'era stato l'Italia o perché è stato venduto come ambasciatore, è bravo questi anni, perché io lo vedo come un rapporto proprio naturale con i nostri paesi. L'Italia viene seguita dai candidati di calcio, dalla sua moglie, dalla sua gente. Quando ti vedono i libri che sono italiani, ti fanno la festa, invece si passa un francese, un inglese, ma anche un guarda, insomma, questo è il sentimento che lo stesso italiano, quando va lì, ecco, il buco che noi chiamiamo confra, questo ristorante, giusto l'italiano si può dire lì, ma se porti un inglese, un americano, non sicuramente non si è andato. Lo sanno io. Ma questo lei vuol dire, ci sta dicendo che quando comunque si tratterà di chiudere con pesce, di fare affari, l'Italia verrà prima della Francia, della Turchia, della Germania. Allora, non è un discorso di prima. Noi abbiamo fiducia degli italiani e che cosa rappresenta la nostra società come commessi. Ma sono italiani, sicuramente saranno trattati in modo uguale agli altri, però ci vuole, ecco,
competitività, ci vogliono anche capito, dei porti, i soldi, le offerte, però secondo me la gente preferisce che l'italiano sia, o l'Italia sia il primo partner per noi lì. Adesso la Monti è venuto da voi, sono differenti il presidente attuale e l'ex presidente. Al popolo libico secondo lei chi piace di più? Vedi, i grandi personaggi possono andare, possono essere piatti come tutti, no? Il presidente Berlusconi sicuramente un grande uomo, non solo da me, cioè senza togliere nessuno degli altri, però nel bene e nel male un personaggio, insomma. Ecco, l'Italia secondo me non deve avere fretta adesso nel concludere, perché noi adesso ancora non siamo completati, cioè l'Italia dovrebbe o comincerà o troverà un interlocutore quando ci sarà un governo legittimo. Perché noi questo governo nostro, con tutto rispetto, a giugno va via. Allora non è che ti può, perché ci sono poi tante esigenze nostre più importanti come di queste commesse o di progetti delle infrastrutture queste. Adesso noi dobbiamo garantire la nostra sicurezza, dobbiamo costruire la nostra difesa, dobbiamo organizzarsi per chi protegge con le sedi elettorali. E poi abbiamo un grande problema, secondo me, questi feriti, questi rivoltosi. Come inserirli nella nostra società? Come recuperarli? Perché loro hanno fatto questa rivoluzione pensando che il giorno dopo hanno risolto tutti i loro problemi. E a Pira Giovanni, proprio una risposta di tutto ciascuno, due minuti. Quando si parla di no fly zone vengono in mente tante cose, ma viene in mente anche la guerra e viene in mente anche una risoluzione dell'ONU. Come vi ha convinto quella risoluzione, sì o no? Si poteva fare diversamente? Ci sono state delle cose che non danno parte, ci si è spinti oltre il limite giusto, il limite consentito? Bisogna ricordare che storicamente per firmare una risoluzione ONU ci vogliono sei mesi a un anno, e in un pomeriggio sono riusciti ad arrivare alla risoluzione che già ancora non è stata firmata, che gli aerei francesi bombardavano la Libia. Proviamo a scrivere però perché, in maniera molto chiara, molto poco diplomatica. Ma io ultimamente ho conosciuto un membro dell'OAD che difendeva la scelta perché appunto la repressione del regime era così sanguinaria da giustificare l'intervento della comunità internazionale. Il problema sta tutto lì. E io infatti non ho contestato queste decisioni. Il problema è che nasceva da informazioni false. Quando ci sono esempi che abbiamo dibattuto, informazioni false diffuse da 10.000 volte non esiste, in tre giorni erano 250, sono diventate 10.000. In un giorno 2.500 hanno fatto vedere la Cesira, ha diffuso immagini delle fosse comuni a Tripoli, era la ristrutturazione del cimitero, degli lavori del cimitero. Cioè, io ho grande rispetto e aspetto con grande affetto la nascita della nuova legge, ma è tutta nata da presupposti fasulli. Gianni, chi ha provato a diffondere informazioni false? Cominciamo dall'inizio, cominciamo dalla prima domanda che mi hai fatto, cioè non fly zone. Qual è il primo esperimento di non fly zone? Se andate poi dietro la memoria, dovete ricordare, 95, 93, guerra in Bosnia, è lì che viene sperimentata la non fly zone, per salvare quelle sacche con Srebrenica, dove ci sono delle popolazioni a rischio. Come finisce la non fly zone in Bosnia? In Bosnia finisce che a Srebrenica gli aerei francesi, che in quella volta devono intervenire, dicono: ma non ce la sentiamo di bombardare le truppe di Milosevic, le truppe serbe, perché noi non possiamo permetterci un intervento di bombardamento contro i serbi. Così finisce. E furono i francesi che lasciarono che si perpetrasse l'atrocità di Srebrenica. Beh, a un po' di anni di distanza, 95-2011, i francesi non solo lanciano la no-fly zone, la portano, scrivono la mozione, la portano a loro, ma sono loro che iniziano i bombardamenti, ancora prima che la conferenza di Parigi decida l'intervento ufficialmente. Ma bisogna chiedersi perché, anche perché qui bisogna dissipare un pochino il passato conta, a volte il passato conta per capire una guerra, una rivoluzione. È un cambio di regime, soprattutto. Ricordiamoci che questa risoluzione non è significativamente a difendere le popolazioni civili, è
invita anche per un cambio di regime e a eliminare l'ex